Benvenuti e ben ritrovati in questa nuova puntata in cui voglio un po' mostrarvi un modo un po' diverso che ho di fare la colorazione dei personaggi. Spesso prediligo fare una sorta di più mescolanze, di fusioni fra i toni dell'acquerello, soprattutto per quanto riguarda il figurativo. Adesso in questa situazione ho preso spunto da una foto di riferimento che mi hanno scattato con mia nipote durante il suo compleanno. Si stava divertendo moltissimo a truccare tutti gli invitati, quindi tutti i familiari truccati come se non ci fosse un domani. E Sara ci ha ritratto, o la sorella di Sara, non so chi, ci ha ritratto in questa fotografia che purtroppo non dispongo perché credo che sia stata purtroppo cancellata dal mio telefono che avevo una memoria troppo ingombrante. E allora, per testimoniare questo evento abbastanza giocoso, abbastanza simpatico, ho pensato di provare a rifare noi, quindi io e Tabata, con un disegno su una carta, sempre Winsor & Newton, un formato un po' più piccino, che mi permette in questa fase di sperimentare una colorazione che boh, mi piacerebbe ribattezzarla, che si trova e si fa dentro i margini fondamentalmente. Ossia, ogni passaggio è dentro un suo contorno, quindi farò i colori del viso, i colori dei capelli, i colori del vestiario, i colori dello sfondo, senza fare come faccio nelle altre riprese, nelle altre dirette, creare delle fusioni. Questo perché? Perché spesso mi piace anche provare a emulare, a vedere gli effetti che si fanno quando si sperimenta un tipo di colorazione diversa. È pur sempre una fase iniziale in cui preparo le basi del colore su cui poi andranno i toni medi, i toni più scuri, andrò a creare delle luci. Per creare delle luci sappiamo bene che nell'acquerello o si utilizza il bianco della carta o si conserva utilizzando un mascherante, un liquido di mascheratura, oppure ancora meglio, cosa che prediligo da qualche tempo, fino a che il supporto cartaceo ce lo consente, andiamo a togliere quelle parti di colore che non ci servono, come in questo caso. A testimonianza del fatto che in questa situazione non prediligo le sfumature, ho aspettato che il colore del viso e del collo si asciugassero proprio totalmente, nella totalità, e adesso quando faccio questa stesura di violetto non ci sono fusioni, non ci sono mescolanze, non ci sono sfumature. Come vedete, tutte quelle gocce d'acqua che si trovano sul colore che sto mettendo mi consentono di poter trasportare il colore negli spazi che io desidero riempire. È di vitale importanza utilizzare un pennello con una buona punta che perché mi consente di rispettare i margini, come ho detto, ma soprattutto di rispettare gli spazi, come in questo caso la mano di Tabata che si trova sul petto mio, e di non entrare nei contorni della sua mano.
foglio che vedete sulla destra, quel foglio attaccato vicino al bordo destro del dipinto, è un foglio di prova, cioè quei fogli che mi consentono, che consentono a tutti quelli che fanno questo tipo di pittura, di poter provare, ancora prima di mettere su carta, i colori. Pensiamo anche che questo metodo è un metodo abbastanza più lungo rispetto a quello più immediato delle fusioni, perché magari prima di iniziare a lavorare sulle ombre della maglietta viola o sulle ombre della maglietta gialla, dobbiamo aspettare che tutta la superficie colorata appena si asciutta completamente, per cui in qualche modo personalmente io sono portato a dire ok, qui devo aspettare un'asciugatura definitiva. Se non voglio usare il phon, allora a questo punto lavoro su quello che invece in qualche modo mi porta ad attendere in modo più attivo. In questo caso la parte dei capelli si poteva lavorare. Forse soltanto in questo caso ho preferito un po' avere una fusione fra i capelli e il giallo dell'abito, ma per questo motivo, cioè quello di ricreare un po' l'effetto anche di dinamico, l'effetto dei capelli che sono poggiati sul vestito, ecco. Anche se poi, come vedremo, questo tipo di effetto di fusione lo vado un po' a eliminare perché ritenevo, ecco, utile continuare sull'idea del colore che si trova dentro i margini e che non crea fusioni con altro, con altri colori. Di solito, quando anche ho desiderio di fare questo tipo di esperimenti, prediligo fogli un po' più piccoli, per il semplice fatto che mi aiutano un po' a avvicinarmi in modo più facile alla colorazione, ma anche al soggetto stesso, che magari invece di andare a usare un foglio di prova vado a usare un foglio di bella, però ecco, il fatto di avere uno spazio un po' più piccolo mi consente di avere un controllo più rilassato del dipinto e del risultato finale. Per quanto riguarda la colorazione dei capelli, per quanto riguarda il tabato, ho preferito avere un minimo di sfumatura fra i capelli.
E anche per quanto mi riguarda la mia testa, anche lì ho preferito un po' andare a sfumare, soprattutto vicino alle basette, per cercare di creare una parte più chiara, una parte più luce e una parte un po' più scura sulla fronte, quindi diciamo verso l'attaccatura dell'orecchio, ecco, come vedete in questo momento. Diciamo che ultimamente la richiesta di fare gli acquerelli su commissione è un po' di meno, anzi abbastanza di meno, ma allo stesso tempo questo mi consente un po' di più di avere libertà di poter creare quello che voglio, di poter dipingere come voglio, di poter rifare anche gli stessi soggetti più di una volta. Questo per certi aspetti è molto molto positivo, perché la libertà di poter scegliere cosa fare, quando fare, per chi fare, ovvero me stesso, uno studio personale, uno sfogo anche personale, una rilassatezza anche personale è unico. Di solito quando avvengono delle richieste, ultimamente sono state anche di ritratti su commissione, di cui spesso, non sempre, ma a volte ho difficoltà perché sono volti che per me non colpiscono tantissimo. E quindi magari ecco quello che sto cercando di fare è anche quello di vedere il soggetto che mi viene richiesto e in certi casi dire anche no, perché effettivamente io devo essere in qualche modo colpito del soggetto che mi viene proposto e quindi automaticamente farlo con piacere. Spesso il miglior modo per poter creare anche soggetti diversi, colorazioni un po' più innovative, più originali, è il modo migliore è quello di guardare un po' intorno il panorama degli artisti che fanno il tuo stesso genere, osservarli, studiarli e provare a riprodurre nel proprio modo quello che vorresti poter imparare a fare, ecco. Quindi nel mio caso specifico di questo dipinto in realtà non è che ci siano grandi riferimenti, ma sicuramente prima ancora di aver iniziato la colorazione, Quentin Gibran è stato ed è spesso uno dei miei esempi, quantomeno delle mie influenze, che quando faccio questo tipo di pittura mi viene in mente, anche se poi lui fa tutt'altro, fa personaggi, ma anche e soprattutto personaggi protagonisti come animali, quindi ha un altro genere di soggetti anche nel disegno, però ecco, importante è che poter arricchirsi guardando, se è possibile, pittori o disegnatori davvero sul campo. Ricordo a scuola di comics ero circondato da persone molto brave, molto più brave di me, e questo, per quanto potesse essere a volte un oddio, ci arriverò mai, invece per altri versi era una gran spinta motivazionale per fare ancora meglio, per capire come fare ancora meglio soprattutto. Lo sfondo in questo caso ho
ha avuto molta cura di cercare di non andare oltre i limiti dei personaggi, di non entrare nei contorni dei personaggi. Questo sicuramente grazie a questi pennelli buoni, che hanno un'ottima punta e una conservano bene sia l'acqua che il colore, quindi la stesura diventa omogenea e si ha quindi un perfetto controllo dei toni, si ha un perfetto controllo degli spazi che si devono colorare. Ovviamente per fare questo sfondo prima di tutto ho bagnato la carta intorno ai personaggi. Una volta che lo sfondo si è lavorato sufficientemente, una volta che si sono asciugati le velature per quanto riguarda i capelli dei personaggi, procedo gradualmente a fare quelle che sono le ombre, a quelli che sono le ombre più chiare, le ombre più scure, a riscaldare magari i toni della pelle che sono un po' più caldi. E quindi diciamo che in questo momento si va su una lavorazione un po' più dettagliata. Per far sì che lo stemma, il disegno sulla maglietta sabata compaia, ho fatto sì che soltanto la maglietta venisse prima, la parte dove c'è la maglietta, venisse bagnata con l'acqua, lasciando quella parte gialla tra i capelli, che nella foto originale era un cuore, e lasciando anche i riflessi gialli sulla maglietta di Tabata, sulla parte destra. Quindi questo modo di fare mi consente un po' di creare quell'effetto magari di design, di tipici di questi tipi di felpe per bambini, ecco. E la soluzione in questo caso è stato proprio lavorare su carta bagnata con un colore molto scuro, quindi mischiando un blu oltremare, terra di Siena bruciata, alzarine, per andare a creare poi un colore molto più denso e molto più scuro dell'indaco stesso. Con un tono un po' più forte vado a creare delle ombre ancora più dense, più significative, sulla camicia, sui capelli, sulle guance dei personaggi. Insomma, è tutto un lavoro di pazienza e di ripassare sugli stessi punti per intensificare o alleggerire, perché no, si può comunque sia su determinati tipi di carte ribagnare la parte che non vogliamo anche dopo una sciocatura completa, quindi quella parte, quell'area in cui vorrei una parte più chiara sul colore, posso intervenire bagnando con acqua pulita e tamponando, cioè mettendo sopra un pezzettino di carta pulita per andare a togliere l'eccedenza di quel colore in quello spazio.
Dipende spesso dai tipi di carte con cui stiamo lavorando, quindi sono quasi, per esperienza, sono sicuro che la Winsor & Newton ti permetta di farlo, la Sanders, Waterford anche. Probabilmente quella che forse avrei più difficoltà a fare questo tipo di processo è la carta Arsh, con cui ho riscontrato, utilizzandola prima, che a volte per togliere il colore non sempre si può in grado di poterlo fare in modo immediato come su queste carte. Ogni tanto devo dire che prediligo sempre delle espressioni dei volti dei personaggi abbastanza forti. Però mi piacerebbe spesso fare dei dipinti in cui le espressioni, le emozioni dei personaggi siano il più positive possibile. Come in questo caso. Invito tutti quelli che si sono trovati a vedere questo video a soffermarsi anche sulla prima clip in cui c'è Sara Rizzuto, nome d'arte Matt Miu, e a seguire il suo canale sia Instagram che YouTube, che consente anche quindi di capire, di conoscere, di vedere quali sono le opere che Sara fa e di potersi anche iscrivere al suo canale. Prima di andare a concludere, aggiungo che per andare a risaltare meglio dei dettagli dei personaggi, utilizzo spesso matite colorate. Matite colorate di marca, come la Dallaire Roney, che mi consentono un po' di andare a tirar fuori quello che secondo me con l'acquarello non riuscirei più di tanto. Come per esempio la camicia, come per esempio alcune pieghe della camicia, i disegni della camicia, alcuni elementi anche dei capelli dei personaggi. E diciamo che questo è un elemento che mi piace molto poterlo fare con le matite colorate. È un qualcosa che aiuta un po' a cambiare anche lo strumento di colorazione e di procedimento. Questo buffo strumento di spugna consente di poter andare a togliere del colore e creare degli effetti come se fossero delle stelle, delle bolle. E in che modo? Beh, semplicemente andando a bagnare, immergendo anzi queste spugnette dentro un contenitore d'acqua pulito, portare questa spugna sull'area in cui vogliamo andare a togliere quel colore e rifarlo più volte, affinché si crei questa macchia bianca e tornando su più volte si va a creare un effetto particolare. Bisogna insistere e insistere tantissime volte, eh? Non si può pensare che alla prima il colore venga tolto e l'effetto sia fantastico. Bisogna prenderci confidenza e sicuramente nella parte finale vedrete che tipo di risultato ho ottenuto. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, vi invito ancora a seguire Sara, a seguire me, a iscrivervi al mio canale e a mettere tanti bei like, che ne abbiamo bisogno. Grazie a tutti! Ah, mi dimenticavo! Mi dimenticavo di dirvi che nello scorso video c'era Margot, la cagnolina, e in questo video finale invece vedrete un nuovo personaggio, nuovo, un gattone giovane, giovanissimo, che fa parte della nostra cerchia familiare di animali, e lo vedrete tra poco. Si chiama Fulmine ed è un gatto che ho portato da Roma a Trieste in aereo. Detto questo, chissà che magari in un prossimo video vi farò vedere come dipingo un gatto. Ed ecco qua intanto l'effetto di queste parti bianche, molto molto particolari, lavorandolo più volte come ho detto prima. Grazie ancora. Ciao!